nuovo appuntamento con Chiesa Oggi nello spazio dedicato agli eventi della Diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro. In questa puntata parleremo della Settimana Sociale dei Cattolici Toscani, che si svolgerà dal 3 al 5 maggio a Pistoia, per iniziativa della Conferenza Episcopale Toscana. Parteciperanno ovviamente anche alcuni delegati in rappresentanza della nostra diocesi e oggi sono proprio qui con noi. Allora, diamo il benvenuto a Leonardo Nepi, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. E Giovanni Grazzini, salve. Buonasera. Allora, innanzitutto conosciamoci meglio, quindi due battute per capire qual è proprio il vostro impegno nel mondo cattolico. Leonardo, tu di cosa ti occupi esattamente? Io sono impegnato nelle ACLI perché sono il vicepresidente provinciale e l'impegno delle ACLI quindi è un impegno che riguarda i servizi, perché le ACLI hanno un centro di assistenza fiscale, poi il patronato e tutta la parte di elaborazione culturale e politica che le ACLI fanno, e quindi ecco, in questo ambito io ho il mio impegno associativo. Un impegno non da poco, non insomma. Da poco, sì. Giovanni, invece tu esattamente di quale settore ti occupi, sempre all'interno della nostra comunità cristiana? Dunque, intanto mi piace ricordare l'impegno in parrocchia, che è una cosa sempre importante e anche molto impegnativa. Poi collaboro con la consulta del laicato, per cui partecipo a questo percorso che in questo momento all'interno della nostra diocesi si sta sviluppando per rilanciare proprio il ruolo del laicato all'interno della Chiesa, intesa come corpo diocesano, e mi sembra un lavoro importante. E poi ho anche questa attività che riguarda la nostra associazione da Cristiani in Politica, che in questo momento stiamo cercando nuovamente di rilanciare. Con tante iniziative e tanti impegni, a quanto ne so. Allora, Leonardo, intanto cerchiamo di capire insieme. Allora, intanto è la prima volta che partecipi tu a questa settimana sociale? Beh, la settimana sociale regionale è la prima volta che si tiene, quindi, però insieme a Giovanni siamo stati delegati delle settimane sociali nazionali di Pisa del 2007 e di Reggio Calabria del 2010. Quindi la settimana sociale è una realtà che conosco e che ho avuto modo di apprezzare, perché è una realtà che riesce a proporre all'agenda politica del Paese una serie di temi e di elaborazioni di altissimo profilo, perché partecipano le associazioni del mondo cattolico sotto il coordinamento però di un comitato scientifico, che quindi riesce alla fine anche a fare sintesi che alle volte non è proprio un'opera così agevole e semplice quando le associazioni sono molte. Ecco, Leonardo, cerchiamo di spiegare anche ai nostri telespettatori a casa quali sono anche gli scopi, le finalità di questa iniziativa che si svolgerà appunto a Pistoia dal 3 al 5 maggio. Sì, le finalità sono quelle di declinare le proposte che sono arrivate dalla settimana sociale di Reggio Calabria, anzitutto sul livello regionale, perché si sentiva proprio la necessità che ogni regione elaborasse una propria agenda di speranza, si chiama il documento finale di Reggio Calabria. Al tempo stesso però Reggio Calabria, le settimane sociali si sono tenute nel 2010, sono passati 2 anni e mezzo, quasi 3, molto intensi per la nostra vita economica, politica e sociale, per cui in vista della prossima settimana sociale di Torino del prossimo autunno è opportuno anche cominciare ad elaborare nuove proposte per rimanere al passo coi tempi. Quindi certo, l'obiettivo delle settimane sociali è anche questo: tenere un po', attraverso il confronto con le associazioni, il polso della situazione. Sì. Quindi ci farà capire un po' anche in che direzione stiamo andando questo appuntamento. Credo proprio di sì. Ma adesso fermiamoci un attimo per vedere un primo servizio che riassume, che ci aiuta a capire anche che cosa succederà a Pistoia proprio dal 3 al 5 maggio. Vediamo. La crisi economica, il mercato del lavoro, le politiche familiari, l'educazione, le migrazioni, la cittadinanza, le riforme istituzionali.
questi e molti altri i temi che saranno al centro della Settimana Sociale dei Cattolici della Toscana, che si svolgerà a Pistoia dal 3 al 5 maggio prossimo. È stato presentato a Firenze questo appuntamento, che coinvolgerà oltre 400 cattolici provenienti dalle 17 diocesi della Toscana. Monsignor Giovanni Santucci, vescovo delegato della Conferenza Episcopale Toscana per la Pastorale Sociale e del Lavoro, ha sottolineato la proposta che emergerà da Pistoia. Quello che mi pare dobbiamo dire un po' a tutti, se vogliamo far sul serio il nostro mestiere, dobbiamo avere il coraggio di dire: ci sono i problemi, queste sono le possibili soluzioni, questi sono i soggetti che se ne fanno carico. Se manca la terza colonna, le prime due rimangono vuote. La settimana sociale vedrà al centro i lavori divisi per 5 aree tematiche. Il professor Adriano Fabris aprirà i lavori. Questioni che coinvolgono la cittadinanza italiana, come l'immigrazione, il problema è la famiglia, il problema è la relazionalità e l'aiuto alle fasce più deboli. Tutto questo deve essere messo in un'agenda, ed è stata proposta un'agenda forte che ora viene rilanciata per il nostro territorio toscano. Padre Antonio Airò è il direttore dell'Ufficio regionale per la Pastorale Sociale del Lavoro, che sta curando l'organizzazione e il coordinamento di questo percorso. Protagonisti per la ripresa, una ripresa all'insegna di una ritrovata legalità, di una ritrovata moralità e eticità nei comportamenti, una ripresa che rimetta l'uomo proprio davanti al gusto di agire in modo sano, corretto. E abbiamo sentito dalle parole di Padre Airò anche qual è l'impegno della nostra diocesi per questo evento regionale. Giovanni, intanto spiegaci come vi siete preparati anche proprio voi e quali risultati vi aspettate da questo evento, da questo incontro. Dunque, la preparazione, diciamo, più consistente è questo bagaglio che ci deriva intanto a noi come delegati ad aver partecipato anche alle edizioni nazionali. E questo, diciamo, è un passaggio importante, perché anche ci ha abituato intanto ad entrare nel clima, che è un bel clima, soprattutto quello che si è respirato, direi, a Reggio Calabria. E anche questa modalità, diciamo, partecipativa, sul fatto che sono giornate che non prevedono una partecipazione passiva, ma da questo punto di vista è importante essere preparati, proprio perché in questi gruppi di studio e di lavoro bisogna portare appunto una partecipazione attiva, propositiva, concreta, che è poi la finalità che ci aspettiamo, cioè un momento in cui non si lasci più solamente spazio alle teorie, ai discorsi, ma che si passi, come laicato cattolico, come mondo che partecipa al sociale, anche delle proposte concrete, che si possano poi tradurre anche in iniziative, forse anche legislative a livello nazionale e regionale. Quindi anche spunti che si possano calare nella nostra realtà e nel nostro territorio. Assolutamente. Ecco, in questo senso, quali sono anche i temi che verranno affrontati, Giovanni? Dunque, i temi li abbiamo in parte anticipati e sentiti nel servizio, sono quelli appunto che riguardano l'istruzione, il mondo della famiglia, il problema dell'immigrazione, il problema dell'economia e dell'impresa, il problema del lavoro. Sono i temi quanto mai attuali, quanto mai è importante focalizzare e richiamare anche la politica stessa, anche la nostra classe dirigente su questi temi, calandoli in una realtà concreta, di proposte concrete. Ecco, poi magari tornerete anche per raccontarci quello che è effettivamente emerso. Leonardo, però è anche vero che si è parlato di temi importanti, temi forti, anche temi sociali, ma viene da chiederti come si coniugano anche questi temi con la responsabilità di una fede adulta, matura. È possibile? E se sì, come? Beh, oltre che possibile, credo che sia doveroso, perché la nostra fede poi alla fine è anche la fede della incarnazione, oltre che della risurrezione. Quindi noi dobbiamo nel sociale riuscire ad incarnare certi valori che ci derivano anche dalla nostra adesione al Vangelo e alla vita di Cristo. Quindi assolutamente il sociale è una delle dimensioni fondamentali, non a caso anche la Chiesa ha una sua dottrina sociale, perché è un ambito che assolutamente non va lasciato
come dire, al margine della nostra dottrina. Al tempo stesso bisogna comunque sia animarlo con dei valori morali profondi, dei valori cristiani profondi. In quest'epoca di crisi, quindi, anche non lasciare che la vita sociale del paese sia regolata solamente dalle leggi del mercato e diventi quindi una derivazione, diciamo così, dei processi economici e produttivi, ma che sia animata da dei valori molto alti. E l'obiettivo della settimana sociale è anche questo, cioè declinare le dimensioni della vita sociale delle persone secondo i nostri valori. Quindi ora più che mai siamo richiamati a questo impegno, diciamo. Certo. Giovanni, in un recente articolo pubblicato su Toscana Oggi, lei ha scritto: è necessario esercitarsi nel discernimento, anche mediante un confronto franco, in un contesto libero, finalmente, dalle attuali contrapposizioni politiche. Allora viene da chiederti: c'è margine anche per superare il muro contro muro degli ultimi anni? È possibile? Direi che è possibile. Intanto per il discernimento serve la preparazione, quindi una preparazione che deriva sia dalla coerenza con i propri valori, da una testimonianza, come diceva Leonardo, di l'autorevolezza che può derivare dai nostri interventi, dalla nostra partecipazione, si esprime anzitutto con la coerenza ai nostri valori, nei comportamenti anche personali. Una coerenza di vita, diciamo. Di vita. Portiamo in questi consessi anche la nostra esperienza professionale, proprio perché nella concretezza delle proposte ci portiamo dietro il nostro essere dentro il mondo del lavoro, il nostro essere, per esempio io commercialista, posso comunque portare una proposta a livello di fiscalità, di incentivi, sui problemi della famiglia. Sui programmi per le imprese, per il lavoro. Quindi ognuno porta in questo contributo una testimonianza concreta. E il muro contro muro, diciamo, è una difficoltà che abbiamo incontrato, non solo noi come cattolici. Sembra che qualcosa stia cambiando. Cioè sembra che proprio creare delle occasioni di confronto al di fuori delle formazioni politiche, strettamente politiche, possa contribuire a questo. E per come è strutturata la settimana sociale, a cui ovviamente partecipano soggetti che hanno diversi pensieri, anche politici, ma in un clima di partecipazione a gruppi che collaborano per raggiungere una finalità concreta, per un documento concreto, in questo collaborare si stemperano tante ideologie, tante contrapposizioni che poi portano, diciamo, a cercare il meglio che ognuno può dare nel suo proprio contributo. Quindi si cerca e si trova davvero un punto d'accordo. Sì, se si crea un contesto adatto, ci credo. Quindi è fondamentale il clima. E allora andiamo a vedere, proprio a proposito di clima, come si stanno preparando anche attraverso proposte concrete emerse nei laboratori, perché sono stati anche tutta una serie di workshop dei laboratori, proprio in vista e in preparazione di questo evento. Vediamo. La crisi ha fatto emergere le contraddizioni e le debolezze di un sistema fondato su una serie di egoismi. È un'analisi senza sconti, quella elaborata dal gruppo di lavoro Aretino, in vista della settimana sociale dei cattolici toscani. 10 esponenti del mondo dell'imprenditoria e di importanti associazioni di categoria che si sono confrontati nel laboratorio Per Intraprendere, coordinato da Padre Airò. I partecipanti al laboratorio hanno da subito messo in evidenza le problematiche generali che hanno portato all'attuale crisi economica, passando poi ad analizzare la situazione aretina, una realtà che può contare su una struttura imprenditoriale abbastanza composita e su settori produttivi che, nonostante la crisi, riescono a tenere ancora bene, evidenzia il documento. Ma non mancano i problemi a partire dalle dimensioni delle aziende. Abbiamo una miriade di piccole e medie imprese, ma in questo momento può arrivare ad avere credito solo chi può dare forti garanzie, si legge nel testo finale. Per gli imprenditori aretini è necessario progettare una riconversione delle imprese, diversificando le attività, puntando all'innovazione e guardando nuovi mercati. Fino ad oggi c'è stata la possibilità di gestire in maniera più artigianale, ora non è più possibile reggere da soli.
Il documento mette poi in luce quello che il mondo dell'imprenditoria aretina chiede alla Chiesa. Dovrebbe ricominciare ad esprimersi per dare dei punti di riferimento che sono venuti a mancare, ad esempio nell'ambito delle istituzioni politiche, che non hanno saputo interpretare i segni dei tempi. Se la Chiesa, se i cattolici ritornano ad avere un ruolo attivo nella società, anche a livello politico, questo potrebbe dare un'accelerazione anche ad una serie di riforme e cambiamenti necessari al Paese. La Chiesa può dare un grande contributo culturale ed educativo per far uscire da questa cappa di pessimismo e far riscoprire il valore della persona e del tempo e la vera dimensione dell'intraprendere. Abbiamo visto quindi nel servizio come effettivamente ci si sta preparando a questa settimana sociale anche attraverso dei lavori di gruppo, dei workshop a livello diocesano, quindi a livello del nostro territorio, per capire un po' quali sono le sfide da affrontare, le problematiche da sviscerare. Ecco Giovanni, tu ti occupi di temi del lavoro, dicevamo prima. Negli ultimi anni secondo te è un po' mancata anche la presenza proprio cattolica, del mondo cattolico in questo ambito? Si è fatta sentire un po' poco la voce dei cattolici? Ma credo che da questo punto di vista si debba fare un distinguo, nel senso che ci sono associazioni come appunto le ACLI, l'MCL, che sono assolutamente attive, fanno iniziative importanti, anche strutturate capillarmente sul territorio. Quello che posso osservare eventualmente è che è mancata una rappresentanza del mondo cattolico, forse per chi il lavoro non ce l'aveva, perché queste associazioni sono più forse indirizzate a chi aveva già un rapporto col mondo del lavoro. Quindi il mondo della disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile, il precariato, sono arrivate un po' più tardi, anche se è un tema questo che sta prendendo piede, giustamente è anche uno dei temi al centro di questo appuntamento di cui stiamo parlando noi. Quindi ecco, da questo punto di vista credo che sia importante focalizzare l'attenzione sulla disoccupazione e il precariato giovanile. Quindi lavorare su questo fronte, che sicuramente sì, è un fronte importante e caldo ora più che mai. Leonardo, dicevamo appunto tu sei all'interno delle ACLI, che è un osservatorio privilegiato del settore del mondo lavorativo, quello sicuramente. In questo senso voi come rispondete anche alle problematiche, alle domande che emergono proprio dal nostro territorio? Siete effettivamente vicini alla gente, lo sappiamo, e quindi vogliamo capire anche come rispondete alle esigenze più impellenti della realtà aretina. Ma il lavoro che fanno le ACLI si inserisce in un contesto di grande mutamento dello stato sociale, perché lo Stato si sta lentamente ritirando, direi, dalla gestione diretta di alcuni servizi e sta coinvolgendo sempre di più il terzo settore e le associazioni. Mi vengono in mente tutta una serie di servizi che il nostro patronato sta fornendo ai lavoratori e ai pensionati in funzione sussidiaria proprio dello Stato che si sta, torno a dire, un po' ritirando e quindi sta erogando servizi sempre minori. La vicenda dei CUD che non sono più spediti a casa dei pensionati è solo un piccolo esempio che però ci fa capire come, esatto, come l'associazionismo cerchi poi di rispondere alle esigenze concrete dei cittadini. E devo dire però in un'ottica di speranza, perché la nostra settimana sociale si intitola Un'agenda di speranza, questo può dare dei buoni frutti se lo Stato non si limiterà a smettere di erogare e di tagliare servizi, ma cercherà un coinvolgimento delle associazioni per erogare questi servizi di welfare in maniera pubblica sempre, ma non squisitamente statale, cioè un coinvolgimento di tutte le associazioni che hanno una responsabilità sociale. Ecco, uno dei rischi purtroppo che corre il laicato cattolico quando interviene proprio in questa materia, in materia di dottrina sociale, è quello di essere un po' etichettato a priori e quindi di suscitare una sorta di chiusura. Secondo te è possibile, c'è margine per un dialogo effettivo anche con il mondo non cattolico, senza essere etichettati a priori e quindi avere le porte chiuse? Sì, anzitutto sì, noi siamo cattolici, quindi la nostra cattolicità ci spinge anzi ad aprirci verso l'esterno, non abbiamo mai avuto una vocazione alla conservazione del nostro piccolo gregge, anzi
siamo spinti all'evangelizzazione, ma al di là della questione dell'evangelizzazione c'è proprio una questione di dialogo anche con persone e culture che la pensano diversa, in maniera diversa, e questo è sicuramente possibile e a mio avviso più semplice nelle questioni economico-sociali, cioè di fronte alla crisi ci sono degli argomenti su cui un accordo pratico, per mutuare un'espressione che usava Maritain, è ritrovabile. Chiaramente quando si va su quelli che noi definiamo i valori non negoziabili, lì torno a dire la negoziazione è sicuramente più complicata, ma vedo che in questa situazione di crisi economica, quando si va a parlare degli interessi, soprattutto delle fasce più fragili della popolazione, ci sono delle convergenze molto importanti e positive anche con mondi culturali che non sono quelli diversi dell'associazionismo cattolico. Certo. Diversi, questo è importantissimo. Allora, adesso andiamo a vedere uno dei tanti laboratori che abbiamo detto avete affrontato in vista di questo evento, in particolare il laboratorio sulla politica. Ascoltiamo. La venuta meno di valori ed ideali che pongono al centro dell'agire politico il bene comune, la personalizzazione e la riduzione a gestione del potere che hanno ridotto la politica a mera ricerca di posizioni, di rendita e di privilegi, ma anche alcuni spiragli, ad esempio i referendum che sono stati segno di un certo bisogno di reagire o ancora una maggiore richiesta di partecipazione diretta da parte dei cittadini. Questi alcuni dei punti messi in luce dalla relazione finale del secondo laboratorio realizzato dal Centro Pastorale per il Laicato, in vista della Settimana Sociale di Pistoia, a cui hanno preso parte alcuni esponenti della politica e dell'associazionismo aretino. Tra i primi punti, il tema della legge elettorale. Le liste bloccate, si legge nel documento, rappresentano un problema nell'attuale situazione storica, in cui manca una regolamentazione pubblica dei partiti che li renda aperti al controllo dei cittadini e assicuri la democrazia interna. Poi la questione dei servizi pubblici e delle aziende partecipate. Se diamo uno sguardo al quadro toscano, assistiamo ad un processo di aggregazione forzata di realtà economiche strettamente legate al territorio, che si trovano a dover convivere per la gestione di ambiti ottimali molto diversi fra di sé e per questo motivo in balia della legge economica più comune, quella che mette da parte l'autodeterminazione dei territori e la sostituisce con la possibilità di sopportare onerose operazioni economiche. Questo modello mette in discussione il principio della trasparente partecipazione alle scelte strategiche sui territori da parte dei cittadini, per privilegiare interessi particolari nella gestione autoreferenziale di servizi pubblici che riguardano intere comunità. Infine, la crisi dei controlli nel sistema bancario, la trasformazione in società per azioni delle principali banche e la loro privatizzazione e quotazione in borsa dei corrispondenti titoli azionari, si legge nel documento, ha sconvolto la missione sociale di enzima stabilizzatore del sistema economico, svolto storicamente dalle banche. In questo senso è necessario ripensare al vero ruolo delle banche e ai controlli e vincoli da porre per il corretto svolgimento della loro mission storica. Tra le questioni affrontate appunto nel servizio c'è quella della legge elettorale, che sicuramente è un argomento che sta molto a cuore ai cattolici toscani, ma la prima domanda che viene da chiedersi, Leonardo, è se davvero è questa legge la fonte un po' di tutti i mali della politica, è così? Le leggi elettorali sono degli strumenti e quindi vanno utilizzate in maniera sapiente. In questo momento di crisi della vita interna dei partiti e della vita democratica interna ai partiti, il sistema delle liste bloccate finisce con il consegnare alle segreterie dei partiti l'ultima parola sulla composizione della lista e quindi su chi verrà eletto e chi non verrà eletto. Le segreterie dei partiti a loro volta subiranno pressioni non tanto dalla base degli iscritti al partito, che basi che si assottigliano in maniera sempre progressiva, ma da dei gruppi di interesse e dei gruppi di potere. Per questo, in questo particolare momento storico, a nostro avviso, l'attuale legge elettorale, sia nazionale che regionale, non consente di perseguire il bene comune e di selezionare adeguatamente la classe dirigente. È da rivedere sicuramente. Ecco, ma dunque Giovanni, c'è davvero un'incapacità da parte della politica anche di rispondere all'esigenza di cambiamento che ora è emersa più forte che mai da parte proprio della società, della gente? Qui la risposta è facile, direi, perché dà voce al
Ma non voglio né essere populista né essere qualunquista, ma è un dato di fatto, direi, che oggi oggettivamente è una situazione che grida vendetta. Diciamo che lo scollamento è evidente ed è trasversale, sia nel senso degli schieramenti che anche a livello, come abbiamo visto, non solo nazionale, ma che poi anche a livello locale, quello che credevamo, diciamo, anche un sistema virtuoso come quello delle regioni, diciamo, si è rivelato purtroppo invece celare numerosi comportamenti che sono fuori appunto dalla ricerca del bene comune. Quindi io come Leonardo abbiamo avuto esperienze politiche dirette, però ci siamo dovuti amaramente rendere conto di questo. Ecco, in questo senso sono emersi dei segnali di cambiamento, delle richieste anche di cambiamento forti da parte della gente, anche qui nel territorio aretino, prima nel referendum, adesso alle elezioni. Come vanno interpretati questi segnali? Beh, è ovvio che sono segnali che vanno ascoltati. In primo luogo, come abbiamo detto, ridando, diciamo, alla base il valore che ha realmente. Quindi un discorso ampio, forse di cui non c'è tempo, ma che investe gli statuti dei partiti, la democraticità interna delle strutture dei partiti, che dovrebbero avere degli statuti appunto garantiti come ci sono in altri contesti del vivere civile, e sono, diciamo così, elementi che poi vanno a sfociare anche in quella che è una riforma appunto elettorale, come abbiamo visto, nella ridare le preferenze in mano alla base. Alla gente. Ecco, proprio di questi temi si è parlato anche all'incontro organizzato dalla Pastorale per il Laicato a Pomaglio. Allora andiamo a vedere come è andato e come si è svolto questo evento. Prosegue nella chiesa di Arezzo, Cortona e San Sepolcro, il cammino di aggregazione dei numerosi movimenti e associazioni laicali diocesani. I diversi gruppi e cammini spirituali si sono incontrati a Pomaio insieme a Monsignor Riccardo Fontana per un momento di confronto e convivialità. È un'importanza che è maturata proprio all'interno di un lavoro di 2 anni ormai che stiamo facendo con 30 delle 50 associazioni e aggregazioni laicali presenti nella nostra diocesi. Siamo partiti avendo come obiettivo, diciamo, organizzativo costituire di nuovo, come c'era negli anni passati, la consulta del laicato cattolico, poi incontrandoci con queste 30 associazioni che fin dall'inizio, mano a mano, ma più o meno il grosso fin dall'inizio, si è decisi che più che puntare ad arrivare alla struttura, diciamo così, istituzionalizzata e organizzativa, conveniva fare un percorso dove trovare insieme le motivazioni, il gusto di incontrarsi fra diverse sensibilità, carismi, storie anche di movimenti e associazioni che hanno una lunga storia alle spalle, e solo quando avremmo trovato ragioni più grandi per stare insieme, più fondative, più serie, più solide, come appunto è stato poi man mano una delle prime cose che ci ha motivato tutti, è stata quella del puntare all'unità, nel senso proprio ecclesiale, nel senso della preghiera di Gesù che fa per la sua Chiesa fin dall'inizio, unità in Cristo Gesù, scoprendo e riscoprendo ognuno il proprio carisma alla luce di quella ecclesialità che vuol dire il dono dello Spirito. E abbiamo sentito quindi l'importanza di questo momento di incontro, di confronto, una bella giornata ci dicevate, giusto Giovanni? Sì, proprio una cosa riuscita proprio come volevamo, ecco. Siamo stati bene in armonia. Un commento anche al servizio che abbiamo appena visto? Che è stata una giornata in grande armonia, diciamo è la prima volta che tutti i movimenti, le associazioni, i gruppi si ritrovavano e quindi è stata un'esperienza di condivisione proprio, ognuno ha portato il proprio materiale per far conoscere i carismi, appunto le specificità di ogni associazione, e quindi un mondo che si incontra ma che finora forse viaggiava su comparti paralleli ma un po' stagni. E quindi da qui anche l'importanza proprio di questi momenti di ritrovo, di incontro, sì, di confronto. E anche di spiritualità, perché in fondo c'è stato anche questo momento importante. Assolutamente. Ecco, quali sono i punti, Leonardo, che metteresti all'ordine del giorno di questa agenda della speranza per la Toscana?
Beh, i punti sarebbero moltissimi. Quelli che vengono sottolineati di più sono chiaramente la tutela della famiglia, del lavoro, l'integrazione delle nuove presenze, quindi gli immigrati. Ma quello che mi piace di più di questa settimana sociale e del titolo anche di questa settimana sociale è che si parli appunto di agenda di speranza, perché noi dobbiamo recuperare un po' questo senso che siamo in cammino verso la salvezza, verso la speranza, non siamo in cammino verso il baratro, cosa che invece negli ultimi anni un pochino ci ha, come dire, guastato il sonno. Per cui quando si parla di politica si parla di speranza. La Pira diceva speranze umane e speranza teologale, quindi le speranze umane fecondate dalla nostra grande speranza teologale. Quindi io credo che i cattolici debbano tornare a proporre in maniera forte questa visione in avanti, questa visione verso il bene comune e verso la salvezza, e non di un cammino verso lo sfascio della nostra comunità. Quindi senza essere idealisti, ma lavorando concretamente, ma lavorando in questa direzione. Abbiamo le risorse per farlo. Assolutamente. Giovanni, invece tu, i punti principali da mettere in questa agenda? Mi piace stare nel solco di quello che ha detto Leonardo, cioè questo andare verso un segno positivo, in fondo ritrovare, direi, anche le motivazioni che non solo nel mondo cattolico hanno animato per esempio il dopoguerra, cioè il ripartire da una situazione in cui c'erano delle macerie fisiche, oggi forse sono macerie più politiche, però avendo questo grosso impulso, questa grossa motivazione, in quel momento l'Italia si è risollevata. La crisi è sempre anche un momento di opportunità, non deve essere un momento di crisi dei valori, bisogna cercare di riscoprire le forze, le energie che ci possono nuovamente animare, fare una scrematura di tutte quelle sovrastrutture inutili che probabilmente avevamo e ci eravamo costruiti, prima fra tutti un certo tipo di finanza speculativa, e tornare verso il reale, verso la gente, verso il mondo del lavoro, le cose che in definitiva ci aiutano a ripartire. E quindi incanalare queste speranze, queste energie nella direzione giusta, questo è importante. Intanto vi ringraziamo per essere stati con noi, il tempo purtroppo a nostra disposizione per oggi è finito, ma io mi auguro che voi torniate per raccontarci anche come andrà questo evento, vi aspettiamo. Lentieri. Grazie Leonardo, grazie Giovanni, grazie. Buon lavoro. Vi ricordiamo che per commenti, foto, testimonianze potete scriverci a chiesaoggi@tsdtv.it e che potete seguirci anche in streaming all'indirizzo www.tsdtv.it/live. Vi ricordiamo anche su dispositivi mobili. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima settimana.